Nuova era, alle frontiere della conoscenza, con Massimiliano Cacciotti. E benvenuti, benvenuti a Nuova era, alle frontiere della conoscenza. È un argomento che sembrava scomparso dall'agenda da oltre 30 anni, cioè dalla fine della guerra fredda. Parliamo della bomba atomica, poi invece il conflitto in Ucraina e in questi ultimi giorni l'uscita di un film come Oppenheimer, che proprio di bomba atomica parla, hanno fatto rientrare l'argomento al centro dell'attenzione mondiale. C'è davvero il rischio di un conflitto nucleare? Le cose nel 1945 andarono proprio come dice quel film? Tutto questo lo scopriremo insieme ai nostri ospiti di oggi e intanto tutto cominciò nell'agosto di 78 anni fa. Luglio 1945. La Seconda Guerra Mondiale è agli sgoccioli. Si è chiuso il fronte di guerra europeo, ma gli alleati devono ancora combattere. Il Giappone, infatti, continua a resistere, nonostante i bombardamenti e le continue incursioni aeree degli americani. Il 26 luglio 1945 viene diffuso il documento Proclamazione dei termini per la resa giapponese, firmato dal presidente americano Harry Truman, dal primo ministro britannico Winston Churchill e dal presidente del governo nazionale della Repubblica della Cina, nel quale si esponevano le condizioni per la resa giapponese, che erano state decise nella conferenza di Potsdam. Our demand has been, and it remains, unconditional surrender. Il testo della dichiarazione iniziava dicendo che se il Giappone non si fosse arreso, sarebbe andato incontro a una rapida e totale distruzione. Questa soluzione venne respinta dal governo militare giapponese. Il 6 agosto 1945, alle 2:45 ora di Tokyo, il bombardiere B-29 Enola Gay decolla al Tinian nell'Oceano Pacifico. Obiettivo è Hiroshima, città di grande importanza militare e industriale, con una popolazione di circa 380.000 abitanti. Distanza bersaglio concorda con riferimento reticolo. Distanza 8 miglia. Ricevuto, 8 miglia. La bomba Little Boy, dal peso di oltre 4.000 kg, contenente uranio arricchito, esplode a 538 metri dal suolo, uccidendo istantaneamente oltre 70.000 persone e ferendone gravemente altrettante. Lo svilupparsi istantaneo di una temperatura di migliaia di gradi Celsius polverizza ogni essere vivente nella zona dell'impatto e provoca nelle zone limitrofe orribili ustioni e lacerazioni. Ma dov'è il comandante? La bomba è stata utilizzata per accorciare l'agonia della guerra e per salvare le vite di migliaia di giovani americani. Continueremo ad usarla finché non avremo distrutto il potenziale militare del Giappone, dichiarò il presidente Truman. E qui tutta l'essenza di questo ordigno. La deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare. Perché, insomma, lo scopo dell'ordigno fine del mondo è perduto, se si tiene segreto. Hiroshima è rasa al suolo e gli Stati Uniti intimano ai giapponesi di arrendersi. Non ricevono alcuna risposta dal governo militare, che censura le notizie sull'accaduto. La mattina del 9 agosto 1945, il bombardiere Boeing B-29 Super Fortress si alza in volo, con a bordo la bomba atomica soprannominata Fat Man, alla volta di Kokura, obiettivo della missione. Tuttavia, le nubi non permettono di individuarla. L'aereo viene quindi dirottato su un obiettivo secondario, la città portuale di Nagasaki. Le nubi nascondevano parzialmente anche questa città. Ma dato che non era pensabile tornare indietro, a causa della scarsezza di carburante con un'arma atomica a bordo, il comandante decide, in contrasto con gli ordini, di accendere il radar per individuare l'obiettivo, anche attraverso le nubi. Fat Man, contenente circa 6,4 kg di plutonio 239,
viene sganciata sulla zona industriale della città. La bomba esplode a circa 470 metri di altezza, a quasi 4 km a nord-ovest da dove previsto. Questo sbaglio salvò gran parte della città, protetta dalle colline circostanti. Nonostante ciò, il numero delle vittime fu drammaticamente elevato. Perirono subito oltre 40.000 dei 240.000 abitanti e un pari numero morì a seguito delle ferite riportate o per l'esposizione alle radiazioni. Io non escluderei la possibilità di conservare un nucleo di esemplari umani. Sarebbe piuttosto facile. In fondo a qualcuna delle nostre miniere più profonde. La radioattività non potrebbe arrivare in fondo ai pozzi migliaia di metri sottoterra. E in qualche settimana si potrebbero approntare le sistemazioni per renderli abitabili. Ma quanto ci dovrebbero stare? Vediamo subito. Cobalto torio G. Io dico che ce la caveremmo con 100 anni. Le centinaia di migliaia di vittime e la potenza annientatrice di questa nuova arma, la bomba atomica, costrinsero i giapponesi alla resa il 15 agosto 1945, segnando la fine della Seconda Guerra Mondiale. Non avranno ricordi dolorosi e sentiranno solo un po' di nostalgia per quelli che saranno rimaste su, mitigata da un sentimento di sana curiosità per i loro destini. Ah! L'ordigno fine del mondo, diceva Peter Sellers nei panni del dottor Stranamore nel video che abbiamo appena visto. Questa è la storia della bomba atomica, così come ci è stata raccontata sinora, ma alcuni elementi nuovi stanno emergendo e di questo ci parlerà l'ospite, il primo ospite di oggi, che, a cui do il benvenuto, Tom Bosco, un giornalista che sta facendo uscire a puntate su una rivista che si chiama Nexus, un articolo molto interessante che ci parla di alcuni elementi poco conosciuti relativi alla nascita della bomba atomica e relativi soprattutto a un aspetto, cioè agli aspetti che riguardano la Germania e il Giappone, perché forse l'atomica poteva essere realizzata anche da quei paesi, è così? Intanto benvenuti a tutti, grazie di avermi ospitato in questa sede. È così, almeno ho già scritto due articoli a proposito sul numero 160 e il numero 161 di Nexus, in cui ho cercato di delineare al meglio delle mie possibilità in base alle ricerche che ho fatto, grazie a ricercatori e autori preparati di me sull'argomento, ho cercato di collazionare e di mettere insieme le informazioni raccolte, ma d'altra parte la questione della bomba atomica tedesca non sono certo stato io il primo a trattarla, perché insomma non dico a livello mainstream, ma è abbastanza conosciuta la storia di Romersa, che era il giornalista del, mi pare, il Corriere della Sera all'epoca, che venne incaricato direttamente da Mussolini di andare a verificare qual era lo stato dell'arte delle cosiddette Wunderwaffe tedesche, cioè quindi le armi, le incredibili armi che stavano sviluppando i tedeschi e che avrebbero salvato in primis la Germania, ma quindi anche i paesi dell'asse per estensione, l'Italia, dalla sconfitta alla quale nel 1944 ormai sembravano inevitabilmente diretti. Quindi Tom, ti interrompo un attimo, è talmente mainstream questa notizia che se ne parla anche nello stesso film Oppenheimer, anche lì si parla di Heisenberg e del gruppo di scienziati tedeschi che hanno realizzato probabilmente addirittura un reattore nucleare, si dice.
Diciamo che, al contrario della narrativa vigente, il programma nucleare tedesco era basato su una scienza, quella, cioè la fisica dell'epoca, quella che ha portato poi allo sviluppo della bomba atomica, cioè i maggiori scienziati di qualunque branca che all'epoca erano la creme della creme nella ricerca in questo settore erano tedeschi, Heisenberg, Oppenheimer stesso e numerosi altri che adesso non sarebbe troppo lungo elencare. Quindi che nel 1938 fu il primo a scoprire la fissione nucleare, Otto Hahn era tedesco anche lui. Guarda caso, si dice che sia stato anche colui che ha sviluppato diciamo così, gli inneschi, i detonatori per la bomba al plutonio sganciata sul Giappone, si dice. E, comunque, insomma, dicevo, Romersa fece il suo rapporto e tra le varie cose che testimoniò fu proprio la sua presenza a un test, a quello che a tutti gli effetti sembrava in tutto e per tutto un test nucleare tedesco, in territorio tedesco, e la questione, dato che presumibilmente questo test avvenne nell'ottobre del 44 o nel novembre, non ricordo bene, tra l'ottobre e il novembre del 44, questo coincide con una testimonianza che è stata raccolta dai servizi di intelligence americani durante la guerra, quelli che poi sarebbero diventati un po' di anni più in là la cosiddetta CIA, comunque l'OSS all'epoca. Tra la documentazione raccolta durante e soprattutto dopo la seconda guerra mondiale c'è la testimonianza di un pilota tedesco che proprio che negli racconta stessi che giorni che ci fu una sperimentazione atomica sul territorio tedesco. Ecco, ora purtroppo incombe la pubblicità, ma di questo parleremo subito dopo. Parleremo del fatto che probabilmente è talmente vero questo che gli americani poi non fecero un esperimento con la bomba all'uranio, ma soltanto con quella al plutonio. Ma tutto questo dopo la pubblicità. Nuova era, alle frontiere della conoscenza, con Massimiliano Cacciotti. E ben ritrovati su Nuova Era. Oggi stiamo parlando di bomba atomica, lo stiamo facendo in concomitanza con l'uscita di un film che sta avendo un grandissimo successo. Oppenheimer parla del padre della bomba atomica, ma forse i padri sono più di uno, e prima della pubblicità stavamo dicendo che un esperimento atomico probabilmente era stato fatto in Germania nel 1944, quindi un anno prima di quello che accadde a Los Alamos. E stavamo anche dicendo che... Prego? Con probabilità addirittura due test, ma questo è un altro dettaglio. I test furono addirittura due, scusa se ti ho interrotto Massimiliano. E stavamo dicendo, la cosa strana infatti che tu fai notare nel tuo articolo è che l'esperimento di Los Alamos, quello fatto da Oppenheimer e dal suo team, riguarda la bomba al plutonio. Noi sappiamo che le bombe atomiche sganciate sul Giappone sono due, una a Hiroshima, una a Nagasaki. Quella a Nagasaki è una bomba al plutonio, il famoso Fat Man, mentre invece Little Boy, la prima bomba, è una bomba all'uranio. E quella bomba non fu testata dagli americani? Beh, innanzitutto vorrei fare una cosa che mi ha sempre colpito, ancora prima di lavorare a questi articoli, è che se noi prendiamo le foto delle due bombe in questione, cioè Little Man e Fat Boy, notiamo che sono completamente, hanno un design completamente diverso, e questo mi ha sempre portato a ritenere che la prima bomba, quella all'uranio, quella sganciata su Hiroshima, era in realtà un vero e proprio prototipo o comunque un modello tedesco. E lo dico perché innanzitutto dalla storia sappiamo che gli americani a Los Alamos hanno testato una bomba al plutonio, ma hanno sganciato la prima bomba che sganciarono appunto fu all'uranio e non venne mai collaudata dagli americani. Forse come potevano sganciare un ordigno con tutte le conseguenze del caso senza nemmeno sapere in anticipo se avrebbe funzionato o no, forse perché, come dicevi un attimo fa, i test
sono stati fatti da qualcun altro. Di fatto, quello che sto cercando di comunicare è che la prima bomba, quella su Hiroshima, era una bomba, possiamo definirla in tutto e per tutto, tedesca, sia per il design, sia soprattutto per il contenuto, in quanto, come testimoniato ancora nel tardo 44 dal capo responsabile, il metallurgico capo che lavorava al progetto Manhattan, la quantità di uranio arricchito U-235, la massa critica, che avrebbe dovuto essere circa una cinquantina di chilogrammi, alla fine del 44 gli americani avevano a disposizione una quindicina di chili, e secondo i loro programmi, secondo la previsione di materiale da utilizzare per la bomba atomica, man mano che veniva prodotto questo uranio arricchito, cioè non avrebbe mai potuto arrivare in tempo, o comunque nei tempi che la storia si racconta per quel che riguarda il primo bombardamento atomico. Lì interviene anche uno strano caso di un sommergibile tedesco che poi viene intercettato dagli americani mentre era in viaggio verso il Giappone. Di tutto questo parleremo fra poco, perché abbiamo parlato di Los Alamos, abbiamo parlato degli esperimenti americani, abbiamo parlato del film Oppenheimer, e io andrei a far vedere alcune immagini di quel film. È un'emergenza nazionale. Detonatore carico. È una gara contro i nazisti. E so cosa vuol dire. Se i nazisti hanno una bomba, hanno 12 mesi di vantaggio. 18. E lei come fa a saperlo? C'è una speranza. L'intera potenza industriale e l'innovazione scientifica americana connesse qui. Un laboratorio segreto. Tenere tutti lì finché non è fatta. Reclutiamo scienziati. Costruite una città, fate in fretta. Se gli scienziati non possono portare le famiglie, non avremo i migliori. Perché dovremmo andare in mezzo al nulla? Per chissà quanto. Perché? Perché? Perché questa è la cosa più importante che possa succedere nella storia del mondo. Sei il grande improvvisatore, ma questo non può restare nella tua testa. Stiamo dicendo che c'è una possibilità che spingendo quel pulsante distruggiamo il mondo. La probabilità è quasi zero. Quasi zero. Che vuole dalla sola teoria? Zero. Sarebbe meglio. È questione di vita o morte. Ma io posso fare questo miracolo. La guerra mondiale finirebbe. I ragazzi tornerebbero. Allora è fatta. Il mondo ricorderà questo giorno. Il nostro lavoro garantirà una pace che l'umanità non ha mai visto. Finché non faranno una bomba più potente. Lei è l'uomo che ha dato loro il potere di distruggere se stessi. E il mondo non è pronto. Truman chiede che succede dopo. 2. Che succede? 1. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu
persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Il distruttore di mondi, queste ultime immagini riguardavano il vero Oppenheimer durante una delle sue ultime interviste. E allora, dicevamo che, lo abbiamo sentito anche, se ne parla nel film, dicevamo prima di vedere questo video, queste immagini tratte dal film di Nolan Oppenheimer, che molto probabilmente i tedeschi erano in una posizione molto avanzata fino al 1944. Poi che succede? Tu lasci intendere nei tuoi articoli anche una sorta di tradimento di un personaggio sempre molto discusso e della cui morte poi ci sono varie versioni, anche varie leggende, ovvero Bormann. C'è il coinvolgimento di questo alto ufficiale dell'esercito nazista? Ma diciamo, io non posso avere la certezza che sia così, ma molti ricercatori puntano proprio su Bormann, in quanto si accordò in qualche modo, e stiamo parlando del braccio destro di Hitler in questo caso, per chi non ricordasse storicamente il personaggio, fu Bormann a trattare in qualche modo, a raggiungere una sorta di accordo con gli alleati, o addirittura con gli statunitensi più che con gli alleati, direi. E questo accordo portò, per esempio, secondo molti ricercatori, alla famosa o famigerata, se scegliete voi il termine che meglio preferite, operazione Paperclip, che avvenne nel dopoguerra, e attraverso questa operazione moltissimi scienziati o comunque personaggi di spicco della scienza di altre branche tedeschi sono stati esfiltrati negli Stati Uniti, e lì molti di questi personaggi poi hanno gettato le basi, le fondamenta di vari enti all'interno degli Stati Uniti. Mi viene da pensare a, per esempio, la CIA nasce grazie al contributo anche di personaggi tedeschi, ma soprattutto quello più rinomato, quello che più per primo viene in mente, è Wernher von Braun, che è il padre dell'astronautica, del programma spaziale americano. Wernher von Braun, che tra l'altro aveva sviluppato tutta una serie di vettori, in primis le famigerate V2 che bombardavano Londra con grande preoccupazione degli alleati, perché poi comunque non dobbiamo dimenticare che queste armi, questi missili, erano dotati all'epoca di testate convenzionali, ma nulla vieta di pensare che soprattutto i modelli più avanzati, quelli più grandi, che non videro compiutamente una realizzazione, ma pensiamo c'era una versione della V2, nelle sue evoluzioni successive ce n'era addirittura una versione a due stadi che avrebbe potuto raggiungere New York. E quindi provate a immaginare un missile del genere dotato di una testata nucleare che cosa avrebbe potuto fare. Ma detto questo, appunto, si dice che il famoso U-Boat 234, che era appunto un vascello sottomarino trasformato, elaborato in una vera e propria nave da carico sottomarina, che venne catturato, tra virgolette, dagli americani nel 1945, qualche giorno dopo la resa della Germania nel maggio appunto del 45, forse fu catturato perché il carico di quel sottomarino era stato in qualche modo negoziato e passato agli americani, che infatti oltre a due ufficiali giapponesi che si suicidarono una sera poco prima della consegna, suicidarono nel segno del famoso Harakiri, il suicidio rituale, poco prima che il cronoggibile si consegnasse. Don Bosco, devo interromperti perché incombe la pubblicità, ne parliamo subito dopo nella terza parte di questa nostra chiacchierata. Grazie per essere stato con noi, ma ci ritroviamo fra pochissimi minuti.
Nuova era, alle frontiere della conoscenza, con Massimiliano Cacciotti. Ben ritrovati su Nuova Era. Oggi stiamo parlando di atomica, stiamo scoprendo anche degli aspetti forse poco noti della nascita della prima bomba atomica, una nascita che forse soltanto per caso e forse addirittura per il tradimento di un generale nazista è scoppiata per merito o per colpa degli americani e non è arrivata nelle mani dei tedeschi. E di questi tradimenti la storia è comunque piena e alcuni li vediamo in questa scheda che abbiamo preparato. Quella di ufficiali e pezzi grossi di un esercito che durante una guerra passano improvvisamente al servizio del nemico sembra un'invenzione letteraria, una fantasia buona per un romanzo, una spy story, un film, ma che difficilmente potrebbe avere un qualche riscontro nella realtà. Invece, la storia è piena di casi del genere, di tradimenti, di passaggi improvvisi da una parte all'altra della barricata, alcuni molto noti, altri un po' meno. Ad esempio, durante la Prima Guerra Mondiale fece scalpore il caso di Pipko, un ufficiale di origine cecoslovacca, in forze all'esercito austro-ungarico, considerato un eroe e decorato per questo dall'imperatore d'Austria, ma che in realtà era una spia al servizio degli italiani, ai quali forniva di continuo mappe e documenti dettagliati, per far conoscere al nostro esercito i punti deboli del fronte nemico. Il tutto era cominciato nel 1917 con un biglietto che Pivko fece pervenire in gran segreto ai comandi italiani. Unisco piano a nostra difesa. Sono pronto a aiutarvi. Se accettate, tirate a mezzogiorno preciso di un giorno qualsiasi due colpi con granate da 152 contro campanile Cazzano. Il plico consegnato all'ufficio informazioni d'armata a Vicenza. Capo del servizio era il maggiore Cesare Pettorelli Finzi, classe 1882. Appena letto il biglietto, una considerazione mi è venuta spontanea. Avevamo avuti molti disertori, i quali cercavano di raccontarci tutto quello che sapevano. Non ci era mai successo in tanti anni di guerra che un ufficiale si presentasse spontaneamente ad offrire i suoi servizi. Quindi istintivamente un momento di diffidenza. Esaminati gli schizzi e trovato tutto esatto, dissi no, vale la pena di avere contatto con questo ufficiale. Luigi Pipko, capitano, classe 1887, da civile professore di filosofia a Maribor, Slovenia. Poco dopo il mio arrivo ho sentito avvicinarsi a un passo ed è ricomparso questo ufficiale austriaco. Lì abbiamo parlato per quasi due ore. Io avevo bisogno di vincere la mia diffidenza istintiva verso questo ufficiale che per me era un caso assolutamente nuovo e nel medesimo tempo cercare di conoscere per quali motivi ideali lui si era mosso. In queste due ore io gli ho fatto tutte le domande possibili e immaginabili. Egli mi ha sempre risposto con grande chiarezza e grande sincerità, tanto che dopo un po' di tempo ho sentito la necessità di accendere la mia lampadina, mettergliela davanti agli occhi per vedere la sua espressione e ho avuto la sensazione netta che gli fosse assolutamente sincero. L'organizzazione di Pipko aveva ormai adepti un po' dappertutto, in Valsugana, a Trento, a Bolzano, sugli altopiani. A un certo momento i nostri comandi ricevevano i dispacci, gli ordini, i documenti ufficiali del nemico, anche i più riservati, contemporaneamente ai comandi austriaci. Strade, centri abitati, fortificazioni, impianti, depositi, movimenti, tutto era sotto controllo. Ovviamente il cinema e la letteratura hanno aggiunto storie e personaggi di fantasia a questo filone, con immaginari generali e persino con capi di Stato che tradivano i propri eserciti. Ad esempio, nel film Il dottor Stranamore, una delle scene più grottesche e al tempo stesso drammatiche è quella nella quale il presidente degli Stati Uniti, interpretato da Peter Sellers, va contro gli ordini dei suoi stessi generali e telefona al suo collega russo per fornirgli informazioni segrete, chiedendogli di abbattere gli aerei americani. Senti un po', Dimitri, ti ricordi che noi abbiamo sempre parlato di questa possibilità
che succedesse qualche inconveniente con la bomba. La bomba, Dimitri, la bomba all'idrogeno. Beh, insomma, è successo questo. Uno dei nostri comandanti di base ha avuto come... Beh, insomma, gli è girato il boccino. Beh, sai, è diventato un po' strano e... insomma, ha fatto una sciocchezzuola. Ecco, adesso ti dico cosa ha fatto. Ha ordinato ai suoi aerei di venirvi a bombardare. Ma lasciami finire, Dimitri. Lasciami finire, Dimitri. Ma cosa credi, che io mi stia divertendo? Tu te ne immagini quello che sto passando io, Dimitri? E se no, perché ti avrei telefonato? Per dirti ciao? No, i nostri bombardieri non raggiungeranno gli obiettivi prima di un'ora. Sì, ma io dico sul serio, Dimitri. Ma ne ho già discusso col tuo ambasciatore, non è uno stratagemma, te lo giuro. Adesso ti dico, noi vogliamo dare al vostro Stato Maggiore tutte le notizie riguardanti i bersagli, le rotte e il sistema di difesa dei nostri bombardieri. E certo, beh, naturale, se non ci riesce di richiamare gli aerei, mi pare che sia... Ma insomma, vi dobbiamo aiutare ad abbatterli, Dimitri. Ma lo so che sono i nostri. Ma forse il caso più tragicamente famoso della storia è quello di Teutoburgo, quando l'esercito romano, al comando di Publio Quintilio Varo, venne preso di sorpresa e sgominato, grazie all'improvviso attacco di una parte del suo stesso schieramento, la cavalleria comandata da Arminius, cittadino romano, ma che aveva improvvisamente deciso di solidarizzare coi germani, prendendone la guida. Arminius sa che nei tratti più impervi i romani posizionano delle truppe a cavallo sui fianchi dello schieramento. Si tratta dei famosi ausiliari germanici al comando dello stesso Arminius. Uomini che hanno sposato la sua causa. Varo non può immaginare che il primo assalto alle legioni romane verrà sferrato proprio dal fianco del suo esercito. Dai loro nascondigli sulle alture, i guerrieri del nord piombano sulle legioni di Roma. Solo il fragore dei loro passi e l'ansimare di migliaia di uomini annuncia ai romani il disastro che sta per abbattersi su di loro. Attenti! Attaccano! I germani combattono più col corpo che con le armi. Così riportano le fonti dell'epoca. Nello scompiglio, i carri con le salmerie e i civili impediscono di rinforzare il fianco sguarnito. I romani sono aggrediti da entrambi i lati. I germani impediscono loro sistematicamente di riformare lo schieramento. Il più efficiente esercito dell'antichità è colto alla sprovvista. E allora abbiamo visto i casi della storia in cui un generale tradiva il proprio esercito. Bormann, un po' il nuovo Arminio, un Arminio al contrario, invece di aiutare i germani, li aiuta gli americani a distruggerli. A meno che quella che a noi sembra un tradimento, in realtà non sia stato, se non fin dall'inizio, comunque con l'evolversi della situazione, chiamiamola un'operazione cavallo di Troia, se vogliamo. Mi riferisco in particolare all'operazione Paperclip in questo caso. Ma comunque, tornando al famoso U-Boat 234, stavo dicendo prima che c'erano due ufficiali giapponesi a bordo, facevano parte del carico cosiddetto, a denotare il fatto che questo particolare vascello sottomarino, con il suo preziosissimo carico, si stava dirigendo in Giappone prima di consegnarsi, diciamo così, in maniera piuttosto
strana agli americani. E comunque diciamo che tra le varie cose che erano a bordo c'erano 80, chiamiamole bombole, 80 contenitori rivestiti d'oro che contenevano ben 560 kg di ossido di uranio. Anzi, con ogni probabilità si trattava proprio di U-235, cioè proprio del materiale fissile weapons grade, come si dice in inglese, quindi utilizzabile proprio per la realizzazione di armi nucleari. Considerando quello che ho detto prima, cioè il fatto che il progetto Manhattan stava annaspando perché gli mancava proprio il quantitativo di uranio arricchito sufficiente a realizzare la prima atomica, e invece la storia si dice che il 6 agosto ne ha sganciata addirittura una su Hiroshima, è evidente, per quanto le autorità americane non lo ammetteranno mai, o almeno finora non hanno mai ammesso, che l'uranio che serviva al progetto Manhattan arrivava proprio dall'U-234, tant'è che quando poi venne divulgata dalla stampa la cattura di questo U-234, non venne, diciamo, il pubblico non venne informato di questo quantitativo di uranio presente a bordo, ma sparì misteriosamente dalle cronache, diciamo dal manifesto di carico ufficializzato. E comunque, ecco, insomma, allora, tutti quanti i dettagli possono essere letti sul numero in uscita della rivista Nexus. Un articolo interessantissimo che però prosegue anche nei prossimi numeri, se non sbaglio. Quindi io invito tutti quanti ad andare a leggere questo articolo di Don Bosco e ringrazio moltissimo Don Bosco di essere stato qui con noi. È stato un vero piacere. Nuova era, alle frontiere della conoscenza, con Massimiliano Cacciotti.